Salve a tutti ragazzi e bentornati su Milch Tuning. Oggi torniamo con un video bomba a parlare di vernici rimovibili. È tanto tempo che non porto sul canale un video dedicato a questo genere. Tempo fa ho cambiato il cielo della macchina e ovviamente tutti i montanti e gli altri accessori annessi a questa cosa. Se non ve lo ricordate, vi lascio il link qui in alto e in descrizione. E quindi cosa ho fatto principalmente? Ho rimosso le vecchie cose di colore beige con quelle nuove della quadrifoglio verde. Sappiamo tutti però che è molto complicato andare a trovare le cose della quadrifoglio verde. Nuove costano veramente tanto. Far rifoderare il cielo e tutti i montanti è una spesa abbastanza sostenuta. Quindi oggi sono qua a proporvi una soluzione economica per andare intanto a verniciare tutti i montanti della vostra macchina. Ebbene sì ragazzi, oggi sono qui a farvi vedere questo prodotto della Full Dip. Le ho comprate, ne vedete veramente tante e spero, ne ho comprate un po' di più rispetto a quelle che teoricamente penso che mi servano. Spero di non doverle usare tutte, comunque la procedura è molto lunga, vanno date almeno 6-7 mani di prodotto su ogni montante, dalle prime due più leggere a quelle successive più pesanti. Prima di fare questa cosa andremo a vedere la preparazione dell'oggetto. Qui ho già il mio montante bello pronto. Vi ricordo che ovviamente questa operazione non va fatta con temperature troppo basse, diciamo restiamo intorno ai 18 fino ai 25 gradi, diciamo è la temperatura di esercizio migliore di questa vernice, poi potete utilizzarla anche a meno, però dovete stare molto più attenti. Detto questo ragazzi, vi lascio anche in sovraimpressione delle immagini dell'unboxing di questo prodotto. Fremevo quando mi è arrivata questa cosa, quindi non ho resistito, dovevo vedere cosa era contenuto dentro, dentro la scatola e veramente tanta roba. Le istruzioni ci serviranno molto d'aiuto. Ci dicono che per trattare l'oggetto prima di andarlo a verniciare bisogna utilizzare il pre-dip che trovate sempre sul loro shop. Io sinceramente non ero a conoscenza di questa cosa, quindi non l'ho comprato, però qui ci dice che è anche sufficiente acqua e sapone. Inoltre ci viene detto di non usare prodotti troppo aggressivi come antisiliconici, sgrassatori e diluenti perché impediscono alla vernice di fare presa. Quindi quello che farò io è utilizzare del semplice sapone Marsiglia per andare a pulire l'oggetto e poi sciacquarlo con acqua molto calda. Preparato questo lo lasciamo asciugare per un po' di tempo e poi andremo ad applicare la vernice. Ho già chiacchierato troppo, passiamo subito all'opera. Ok ragazzi, cominciamo subito quindi con la lavorazione dei pezzi. Il montante, come ho detto prima, va trattato con del sapone Marsiglia, mi ci sto trovando veramente bene, costa poco, ha un'azione pulente molto buona e allo stesso tempo è un prodotto molto delicato che non rilascia aloni sulla parte da verniciare e quindi di conseguenza non rilascia nemmeno agenti chimici che andranno poi a rovinare la verniciatura. È molto semplice da utilizzare, con un semplice pennellino andiamo a pulire in questo caso il montante e dopodiché lo andremo a sciacquare con acqua calda e poi lo lasceremo asciugare per un pochino, circa 3-4 minuti, così da far evaporare tutti i residui di magari acqua che sono presenti sul montante. Fatto questo non ci resta altro che mascherare il prodotto. Io non vi faccio vedere questo passaggio, oramai sapete come si effettua una mascheratura e basta il semplice nastro di carta e magari qualche pezzo di cartone, cartoncino, giornalino, cose così.
Quindi andiamo ad agitare la bomboletta di full dip per un minuto circa con una pistola laser, non so come si chiama, non me lo ricordo, comunque termometro laser penso. Mi sono visto le temperature in quanto fuori faceva un po' freddo, erano circa 13 gradi, però comunque al sole, l'oggetto al sole segnava 18-19 gradi anche la bomboletta, quindi era una temperatura ideale per andare a verniciare. La prima mano deve essere molto leggera, come potete vedere dal video, non deve andare a coprire l'oggetto, ma deve semplicemente creare il primo strato di adesione tra l'oggetto e la vernice delle prossime mani. Questo è il risultato che ho ottenuto dopo la terza mano. Non vi ho fatto vedere tutti i procedimenti in quanto avevo paura che il telefono si rovinasse, intendo la telecamera con tutti i vari vapori della vernice, quindi questo è quanto. La temperatura è sempre rimasta stabile dai 18 ai 25 gradi, anche perché più lo verniciavo di nero, il nero assorbe la luce del sole, quindi si scaldava anche di più, quindi gli faceva anche bene. Mi sono soltanto aiutato con la pistola termica ogni tanto per giusto subito dopo aver passato la mano in quella parte all'ombra, mi aiutavo un pochino per 20 secondi con la pistola termica, dopodiché lasciavo asciugare tutto con un processo naturale. Bisogna eseguire questa operazione per 7 volte, quindi io gli ho dato 7 mani su tutti i montanti. Tra una mano e l'altra ho semplicemente aspettato che si opacizzasse la vernice, quindi appena vedete che la vernice diventa leggermente opaca, quindi che si sta praticamente asciugando completamente, andate a passare la seconda mano. Nelle prime tre mani vi dico che ho aspettato circa 5 minuti, in quelle successive che vengono date mani più pesanti ho aspettato 8-9 minuti. Questo è il risultato a montante finito, è venuto veramente veramente bene, è assurdo il risultato finale, sinceramente non me lo aspettavo così e sono rimasto esterrefatto. Come potete vedere, non ci sono imperfezioni di vernice, è veramente perfetta. Le 7 mani hanno ricoperto completamente l'oggetto e hanno creato quel film di pellicola che poi si potrà rimuovere facilmente, anche se su questi montanti, dato che non hanno la parete liscia, penso che sia più complesso rimuoverli, ma non è il mio caso, ecco, una volta verniciati questi devono restare così. Vi passo sopra qualche immagine di tutti i montanti dopo con prima mano e asciugatura dopo la settima mano. Sono venuti tutti veramente bene, li ho venduti a basso prezzo a un amico mio che sta sul canale, sul gruppo Telegram, quindi se non sta su Telegram vi lascio il link in descrizione. Inoltre, vi lascio il link in descrizione del kit di bombolette che ho acquistato. Sono rimasto veramente contento di questo prodotto, quindi ve lo lascio in descrizione. Io non ho passato il trasparente, però non credo che ci siano problemi in quanto sono parti che andranno all'interno della macchina e dove non, bene o male non ci si va a maneggiare più di tanto. Quindi non ce l'ho messo, voi opzionalmente potete metterci il trasparente opaco o lucido come gradite voi. Detto questo, io non ho nient'altro da dirvi, ragazzi, quindi mi raccomando, lasciate un bel like a questo video, commentate se avete bisogno. In descrizione trovate tutti i riferimenti ai prodotti, ai miei social, al canale Telegram. Per questo video è tutto, Mitch Tuning vi saluta. Ciao a tutti, ragazzi.